Hey, ben ritrovati in Andrea Link 91 su Kirby Star Allies. Oggi proverò la modalità Sei tutti noi Star Allies. La modalità prevede di usare un qualsiasi amico tra quelli che Kirby può appunto far diventare suoi amici e trovare potenziamenti lungo il percorso. Si tratta di un attacco al tempo. Non lo so, ne ho alcuni ancora bloccati, probabilmente devo scoprirli. E come primo amico penso che prenderò Duke the Zack. No, quello con la frusta, oppure il sensitivo che è forte. Prenderò il sensitivo per la prima partita, dai. Questo sarà solo uno speciale, non penso che caricherò più episodi di Se tutti noi Star Allies. Proverò anche le altre modalità che ci sono, ovvero l'attacco ai boss, che sono ovviamente più difficili. No, aspetta, tutto sbagliato. Ok, qui ci sono dei nemici da affrontare a quanto pare. Ok, andate. Lui è forte, ok. Il Brawler lo prendo, che mi piace. Qui combatti contro i maialini. Ok, possiamo proseguire. Questo è per la velocità. Ok, tutti quanti aumentiamo di velocità, ottimo. Perché beh, se è un attacco al tempo. Certo, non scade il tempo, ma scadiamo noi. Non scade il tempo, ma sale solamente. Wow, quando siamo davvero veloci. Non ci sono abituato. Con Kirby che era lentissimo, invece lui è super veloce. Wow. Vediamo quando ci metto a completare il primo livello. Ci vorrà poco più di un minuto. Ah, ma sono cortini. Ok, ci sta. E sono praticamente senza vita. Ah, qui ci ricaricano. Lo scettro. Ah, per farci venire. Ah no, ce n'era ancora uno bloccato. Waddle Dee. Sì. Però non ho ricaricato per niente la salute. So cavoli. E poi è strano volare col sensitivo perché basta che tieni premuto A. Invece con gli altri devi. Con Kirby, perlomeno, devi tenere premuto. Devi premere più volte A. Non devi tenere premuto. Ok, proseguiamo. Perfetto. Oh. Ehi, bombi. Ok, l'ha ucciso Waddle Dee. Peccato. Maialino coraggioso, babe! Prendiamo qui che non è un altro cuore. Lui, Yo-Yo Master! Waddle Dee, scusami ma devo levarti. Ma lo Yo-Yo Master ha detto no. Fiammello non penso ci serva perché qui ragazzi mi sa che... Oddio, forse sì, forse no. Aiuto, sto per morire male. Sinceramente non, ero scomparso, non so neanche io dove sarei andato a ricomparire. Ok. Velocità, sempre più veloci ragazzi, velocità livello 2. Apriamo sta porta. E il portone. Non ho neanche idea di quanto sia lunga questa modalità perché è la prima volta appunto che la provo. Speriamo non troppo. Non per qualcosa, è così. Ottimo, questo ci serve per la difesa. Ha energia, non livello, energia. Non difesa voglio dire, energia. Va bene. Ci sta. Qui Waddle Dee che cascano. Waddle Dee a caduta libera. Non il programma, eh. Ah, potevo anche teletrasportare. Allora, tu con la frusta mi piaci tantissimo. Wester, e ti metto al posto dello Yo-Yo Master. Vedi poi, Wester, Yo-Yo Master. No, insomma, fanno anche rima. Qui guardo il diacruta libera, che non posso neanche sconfiggere, raga. Sono immortali quando sono uniti. E qui dobbiamo stare attenti, dobbiamo essere veloci. Perché se guardo il D ci prendono, fanno male. Qui abbiamo un pezzo di Peasel.
Ah, posso diventare lui. Ma no, lo faccio amico. Preferisco farlo amico al posto del brawler. Perché se ci fanno diventare amici vuol dire che serve. Ed infatti. Potevo diventarlo io, ma no. Voglio tenermi sensitivo. Mi piace. È forte. Può teletrasportarsi. Si rompono la testa. Livello velocità 3. Wow. Siamo super veloci. Non ho ancora incontrato nessun boss, quindi non credo che ci siano. Però qui c'è la modalità... ruota? No, marcia. Il treno. Il trenino. Via. Come saltiamo? Hopla. Passo doble. Ma guarda, ho premuto troppe volte in giù, ho premuto. Due volte, sì. È ovvio, quante volte devo premere. Per sbaglio, pensavo non mi scendesse, quindi dico, vabbè, mo lo ripremo e invece è sceso dopo. Il treno, sì, ha l'input un po' lento. Wow, bellissimo. Sì, però il tempo scorre, raga, ve lo dico. Giusto il titolo informativo, Praticamente possiamo arrivare fino alla fine se non crepiamo prima. Ci sta. Ma tipo qui? Dovrei prendere, sì, il possesso di un altro personaggio, ma... vabbè, dai, non è importante. Attenzione, ora siamo invincibili. Quindi non mi ferma nessuno. E siamo super veloci. La velocità, ottimo. Oddio, però, non so quanto possa essere utile la velocità. Perché sì, vabbè, devi fare un tempo da record, però... ecco, lì ho rischiato grosso perché non ero più invincibile, E qui? Un cuore. Va bene. Ah, qui c'è il primo boss. Chi è? Wispy? Eh sì, c'è Wispy Woods. Classico boss di Kirby. Qui ci sta bene il combattente, veramente, contro di lui, Perché almeno col combattente fai l'attacco continuo. Tipo la combo di Mario su Brawl, che è infinita. Qui il combattente è lo stesso, fa l'attacco infinito, continua a premere B, ti sale sempre più in alto, ma siccome c'è il limite a livello... continua a spammare B fino a che Wispy non va KO. Checkpoint. Quindi praticamente raggiungiamo il boss di fine livello. Ah, ok. Facciamo anche la prossima tappa e vediamo dove ci porta. 6 minuti. Tempo forse ce ne vogliono 4, se fai tutto proprio bene. Ce ne possono volere anche 4, credo. Andiamo, va. Voglio provare a tenere un tempo più veloce. Ecco, proprio. Perfetto, qui dovremmo essere al sicuro comunque. Non dai nemici però. Guarda, sempre più grandi. Che poi possiamo farcili anche amici ragni, quindi boh. A che serve farli più grossi? È bellissimo col sensitivo che vola. Aha, King Day Day Day. Aiuto! Mi ha colpito un occhio. Surfo sulle scale. Forse c'era qualcosa da prendere lì, ma non penso che fossero dei potenziamenti. Ma tipo, sai, no? I cuori, queste cose così.
Wow. Velocissimo. Al posto di Duke the Zack, vai, posto suo. Ah, ma ce n'era un altro. Pensavo che si era teletrasportato con me. Invece no, era un altro. Mi servirebbe un po' di vita, veramente. Oddio, veramente il Brawler anche è molto forte. Qualcun altro? Ok, il maialino. Vai. A posto. Non è che ci puoi lanciare, no? Ecco, lancia un po' a me, per favore. Vai, vengo io. Vai così. Rieccoci. Ah, bene, bene. Ora c'è King. Da da di da 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 du 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 de de de. Che per dirlo devi essere un bambino, porca miseria. E mi chiedo che ci aveva in mente Sakurai quando ha dato il nome a King de de de. Eh sì, Sakurai è quel Sakurai, lo stesso di Smash Bros. Posto? Wow, tutte e tre. Ah, al massimo. Quindi termina qui allora con questo boss. Ah sì, forse la run è fino al primo boss. Il primo vero boss. Cioè, non è che Wispy Woods non sia un boss, però io per boss intendo King Dedede. Ragazzi, la frutta fa bene. E dopo le tre stagioni di JoJo diventi così. Dico le tre stagioni di JoJo perché dopo dalla quarta in poi i corpi iniziano a essere più longilinei. Insomma, più reali e non che dei ragazzini dal nulla diventano dei bodybuilder. Va bene, dai, su però. King Dedede, pure tu. Ecco. È scoppiato tutto con l'ultimo attacco. Un po' di frutta? Se fa ancora caldo, sai. Superato quasi 10 minuti. Va bene, dai, si può fare di meglio. Penso che in 8 minuti sia un tempo più che ragionevole di superarlo. Però intanto è qualcosina. La prossima volta puoi iniziare da qui. Ah, interessante. Va bene, questo video comunque termina qui. Io, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo che, comunque sia, adesso puoi conservare i dati di salvataggio per tutti gli amici sogno. Ah, crea più salvataggi e passa da uno all'altro. Ah, va bene, vi dicevo che magari lo continuerò, non ne ho idea. Forse lo faccio come video extra, faccio tipo 2 ore di video e non lo so. Comunque, come sempre, vi ringrazio per aver seguito il video. Vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!